Il ciclone Sgarbi si è abbattuto sulla già tormentata amministrazione comunale di Ancona. Non bastavano le già pesanti critiche piovute sulla giunta Gramillano per la sua scarsa operatività. Ora ci si è messo anche il critico d'arte televisivo, che ha fatto un pesante affondo nei confronti di amministrazione e degli stessi cittadini, colpevoli di avere un cattivo rapporto con l'arte. Io credo che le provocazioni di Sgarbi vadano prese per quello che sono, cioè delle provocazioni. Sono convinto che gli anconetani abbiano un ottimo rapporto con la storia, con la cultura della loro città. Penso però che ci siano sicuramente delle eccellenze, soprattutto dal punto di vista storico-monumentale, che possano essere valorizzate. Lo stesso Sgarbi ha sottolineato come sia solamente Ancona ad avere questa scarsa attenzione verso la cultura, a differenza del resto della regione, dove le proposte culturali non mancano. Io sono convinto che anche sul versante culturale e artistico Ancona giochi un ruolo importante a livello regionale, di vero e proprio capoluogo. Peraltro, per quanto riguarda la possibilità che Ancona possa ospitare una parte della Biennale durante quest'anno, stiamo verificando la fattibilità. Ha ragione Sgarbi ad attaccare la città dorica? Lo abbiamo chiesto agli stessi cittadini anconetani, ponendo loro due quesiti. Nel primo abbiamo domandato loro se appunto il critico televisivo avesse ragione nel sostenere la tesi della scarsa propensione verso l'arte. Quasi il 50% ha dato ragione a Sgarbi, mentre la restante metà è stata divisa più o meno equamente tra coloro che danno torto a Sgarbi e coloro a cui non interessano le sue dichiarazioni. Nel secondo quesito abbiamo chiesto se l'amministrazione comunale di Ancona stesse facendo un buon lavoro dal punto di vista dell'offerta culturale. Solo l'8% delle persone che abbiamo sentito ha sostenuto che l'amministrazione sta facendo bene, mentre più del 50% ha invece criticato l'operato del governo locale. Dal nostro sondaggio emerge quindi come gli stessi cittadini anconetani siano consapevoli di avere poca propensione verso la cultura, così come l'amministrazione comunale, colpevole di dedicare poco spazio all'arte e alle iniziative culturali.